Beh, c'è sempre un po' di curiosità, eh? Avanti! Buonasera, eh? Buonasera. Buonasera a lei. Ma lei è Marcello? Sì, La... sono Marcello. Ah, buonasera. Buonasera, ma lei da quanto tempo sta in questa grotta? Non lo so, mi sono dimenticato. Si è dimenticato? Sì, mi sono addormentato, Si è non ho capito. addormentato? Sì, c'è qualcosa che è successo. Ma ha camminato tanto perché la vedo un po' stanca. Sì, È effettivamente vero? sì, ma non so, c'era un ventaccio, io non ho capito più niente. A un E quel certo vento punto è ha visto buio. che Sì. la sospinge verso casa mia, vero? Eh sì, sembrava volare, qualcosa del genere, non lo Scusi, so. ma lei come si chiama? Io mi chiamo Roberto Di cognome? Falcone. Roberto Falcone. Conosce Jack La Cayenne per caso? Io sì, mi ricordo, ma c'è uno magro lì che balla, che fa lo È Jack smorfio. La È lui, Cayenne! È lui! quello. È quello, Ah, eh! Ma beh, che, vi siete divertiti con lui? no, vabbè, balla per i fatti suoi. Non... Ma ancora lo fa lo scherzo della tazzina E non lo o so, mi sa che il caffè l'aveva già preso perché era un po' agitato, l'ho no? visto che... Non so. Senti, ti posso dare del tu? Sì, prego. Senta, Roberto, ma vedo E che se... qua hanno... Famosa battuta questa. Vedo che hanno già apparecchiati i nostri tecnici una chitarra, quindi Ah. suppongo che tu sei un cantante, un chitarrista. Ma voi come lo sapevate? Lo sapevamo perché Jack La Cayenne ci ha Ah, ho mandato capito, vabbè, un'email. sì, io ho qualcosa da fare. Sì, qualcosa da E fare. quindi cosa fai? Canti, suoni? Io suono, canto, Ma me la suono e me la te canto, la suoni e dipende, te la canti? sì, dipende. Ma cosa ci vorresti proporre questa Guardi, sera? io potrei proporre una canzone mia? Come no? Ah, Ah, va bene. noi andiamo a caccia di autori, Ah, no? bene, bene, Questa canzone, sai che è la puntata dell'amore, San bene. Eh Valentino, sì, quindi... suppongo, il periodo. No, proprio non è che il Cioè, tra un periodo, po' proprio... diventa carnevale, quindi... No, dico, è la puntata Ah, ho dell'amore. capito, sì. Spero sia Sì. una canzone d'amore. Certo, è una canzone d'amore. Che hai scritto per chi? Questa io la devo dedicare a mia moglie, perché... Poi tra l'altro, mo siamo pure diciamo, per il compleanno, il periodo, Quindi quindi... è perfetto, cioè come dire, Ah, si sì, casca a perfetto, fagiolo. certo. Allora, accomodati. Allora, benissimo, questa è la La chitarra. canzone si intitola? Non E si intitola una cosa per te mia lo moglie. ricordi? Sì. No, come si Si intitola la roba? intitola un sortilegio, un'alchimia. Un sortilegio e un'alchimia Sì, che sì. sono, come giustamente dice Massimo Cinque, due cose importanti per l'amore, no? Certo. L'alchimia e il sortilegio. Perfetto, allora se Beh. sei pronto, la chitarra è accordata, accesa. Vediamo, perché io stavo là dentro, non so che... Io lascio Tu stare tranquillo. improvvisamente ti sei. Raccomando, ricordatemi, perché lì è buio, Cioè, infatti, Quando vuoi. è anche un po' basso. Quando vuoi, noi siamo qui, dipendiamo dal tuo mi maggiore. Allora, vediamo se me la ricordo. Vediamo se te la ricordi. Quando sei ferma e pensi a quello che manca, a un giorno andato anche senza di te, e alle cose che accadono e basta, da sole, senza dirti perché. Ma poi pensi che il tempo ci porta lontano, tra le emozioni e quel che sarà. Colora il presente versandoci sogno e realtà. Sogno e realtà. E andiamo, stasera usciamo e poi balliamo, facciamo un giro nella notte che intorno a un ballo girerà. Fantasia e desiderio, nostalgia, e nasce solo in fondo al cuore nascosta, sale alla mente e vola via. Non lascerò sogno sfugga tra le dita, volevo stretto la mia vita con un filo, chissà dove porterà. Ma
guarda più su che luna stasera, è la sua luce che confonderà i sensi col tempo che corre, visioni con la verità, l'armonia tra i nostri passi è un'alchimia, in equilibrio sopra il tempo, un momento è un sortilegio, una bugia, non lascerò che sogno sfugga tra le dita, lo leggo stretto alla mia vita, come un filo chissà dove porterà, da qualche parte porterà, da qualche parte porterà. E ha finito con questo applauso su un accordo di nona, bravissimo! Oh, una canzone molto bella, composta da te, vero Massimo? Sì. Musica e parole, hai fatto tutto quanto, sì, arrangiamento tutto. Bravo, e credo che tua moglie sarà felicissima di questa dedica. Speriamo. Forse gliel'hai dedicata perché hai qualcosa da nascondere? No, 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 andavo a ballare con lei. Ma tua moglie vive nella grotta con te? No, mia moglie sta in un'altra parte, per fortuna. In un'altra grotta? Se la portiamo in una grotta così. Eh? Allora Roberto, io ti ringrazio tantissimo, prego. Ti faccio un in bocca al lupo, non so tu che lavoro fai, farei sicuramente un lavoro importante. Io faccio un lavoro importante, che quando si parla di amore è meglio lasciar perdere. È meglio lasciare perdere. Allora, tante belle cose, ritorna nella tua grotta e speriamo di vederci con altre canzoni. Va bene, certamente, ma la torcia sta qua. E la torcia sta là, posa. Vabbè. La chitarra. Ah, una cosa, oltre a salutarmi tua moglie, salutami Jack LaCayenne. Per se mi portavo la chitarra magari ballava di nuovo, balla sempre, io non lo so. Vabbè. Un abbraccio a te Roberto Falcone, buon ti viaggio. Ringrazio, grazie, ma speriamo di prendere il vento contrario che mi porta a casa, perché sennò... Buonasera, ciao, buonasera, ciao, vediamo. Ciao. Mamma mia.